Oggi nella politica, più che i partiti e i movimenti, sembrano contare gli interessi. Quando si tratta di Casaleggio è difficile avere informazioni o la testimonianza di qualcuno che lo conosca, ma dalla rete è emerso qualcosa. Quando venne fuori il famoso fuori onda di Giovanni Fave sulla 7, un mio amico, che è poi un ex collega, mi contattò su Facebook e mi disse: guarda, guarda, metti sulla 7, guarda quello che stanno facendo vedere, perché sta succedendo tutto quello che sappiamo già e finalmente se ne stanno rendendo conto. Questo che avete appena sentito è Mauro Cioni, ex project manager di Webex SPA, società in cui Casaleggio era amministratore delegato. Vi ricordate cosa diceva Favia nel fuorionda alla 7? Casaleggio è il guru che ha costruito il Movimento 5 Stelle, prende per il culo tutti, è vendicativo. Cosa sanno gli ex collaboratori di Casaleggio che noi non sappiamo? Casaleggio è la persona che ha spiegato a Grillo come usare la rete internet e pianifica tutte le strategie del Movimento 5 Stelle. Ma Grillo, ci sta dicendo la verità su chi è Casaleggio? Casaleggio a cavallo del 2000 è stato amministratore delegato di Webeg SPA, società prima di Olivetti e poi di Telecom con Colaninno. Niente male per un semplice perito informatico, ma nel 2003 viene sostituito. Gli azionisti intervengono per risanare l'azienda. La gestione a Casaleggio è disastrosa. Come riporta la stampa specializzata, dopo la sua gestione la Webex si ritrova con un drastico calo del fatturato, meno 26% nel 2003. Infatti ci sono buchi di bilancio certificati di 1.932.000 euro nel 2001 e di 15.938.000 euro nel 2002, meno 60% dei ricavi rispetto al 2001. Poi non hanno argomenti, tirano fuori sempre Casaleggio. Ma che ha questo Casaleggio? Casaleggio è un ottimo manager, una persona che ha perso metà dei clienti che aveva. Sarà anche un grande manager, ma da questi conti non sembra proprio. Sentiamo ancora il project manager che lavorava alla Webex. È che questa cosa però a un certo punto l'azienda è crollata, ma queste cose sono continuate. Ecco quali cose. La strategia aziendale di Casaleggio in Webeg è il modello web company americana, con quelle classiche formule del marketing made in USA. La società è rappresentata da un uovo. Casaleggio ha fatto costruire all'interno della sede di Bologna proprio una stanza a forma di uovo, stile Star Trek, con pavimento d'acciaio, colonnina comandi tutta metallica con pulsanti colorati. La tecnologia è completamente occultata e attivata con i raggi infrarossi, come dice Casaleggio, per dare fin dal primo impatto la sensazione della proiezione nel futuro. È Casaleggio, l'amministratore delegato di una società che lavora con banche, assicurazioni e con Telecom, per sentirsi nel futuro si chiude in una stanza a forma di uovo? Ma sì, ma cioè, l'azienda stava già andando male, le persone si stavano licenziando, le stavano mandando via, ci hanno fatto vedere sto bagaglio tondo, e ho detto: ma sì, fatto cosa ce ne facciamo? Perché ormai siamo in quattro gatti, e poi cioè, c'era bisogno. Ma non è finita qui, la società ha addirittura 12 comandamenti, affissi ovunque nell'azienda e Casaleggio fa realizzare proprio un video che distribuisce a tutti i dipendenti. Qui sono tutti molto carini. Lo credo, quando si hanno due bocce così. No, aspetta, hai due borracce immense. Volevo dire, vorrei farci un giro. Studiandole in profondità si trovano non poche corrispondenze tra i comandamenti di Webeg e il movimento di Grillo. Vediamone solo alcune. Ad esempio il comandamento 9, assenza di competitività interna, simile al principio del movimento 1 vale 1. O il 5, teamwork, sistema di lavoro per gruppi funzionali, simile al meetup, dove le persone si aggregano per singoli temi. O il 2, responsabilità sul risultato, che ricorda il semestrale dei grillini quando i cittadini confermano o no la fiducia ai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sembra di capire che gli stessi che lavoravano per Webeg, per Casaleggio, adesso lavorano per la Casaleggio Associati dietro il movimento di Grillo e Company. È così? Sì, c'erano dei nostri colleghi di Milano, c'era il gruppo, diciamo, che era molto più vicino anche fisicamente a Casaleggio e al gruppo dirigenziale, che di fatto quando Casaleggio se ne andò e fondò la Casaleggio Associati, lo seguirono quattro dei cinque soci della Casaleggio Associati, che poi adesso i soci sono rimasti quattro, di fatto tutti quei quattro erano nostri colleghi di Milano.
Il movimento non nasce spontaneamente dal basso, ma dalla Casaleggio Associati. Ad esempio, anche la prima aggregazione di cittadini intorno a Grillo, il Meetup di Milano, nasce da un dipendente della Casaleggio Associati, ex Webbeck, Maurizio Benzi, il 10 giugno 2005, un mese prima che Grillo stesso proponga ai suoi fans di utilizzare la piattaforma Meetup come meccanismo di aggregazione. Tutto fa pensare che questo movimento sia la riproduzione del modello di business dell'ex società di Casaleggio, e non sia nato dalla rete, da cittadini che spontaneamente si sono messi insieme. E come in ogni azienda, se non accetti le regole, sei fuori. Prende e va fuori dalle palle, se ne va. Ma il comandamento più interessante del video aziendale di Casaleggio, e che dà quel tocco in più, è l'8, l'invenzione continua del business, che il guru rappresenta come? Con Totò, che nel film Totò Truffa 66 vende la Fontana di Trevi. Ci vogliono molto staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Webbeck ha anche la squadra di calcio aziendale. Casaleggio, contrattamento da sceicco, affittava ogni volta un volo charter esclusivo per i dipendenti e i familiari, tutto gratis, per recarsi a Praga e nel resto d'Europa per il torneo aziendale. E poi grandi eventi come la notte degli Oscar, feste faraoniche con scenografie hollywoodiane, show di comici famosi come la Littizzetto, Aldo Giovanni e Giacomo, Luttazzi. Casaleggio a fare un po' il Pippo Baudo della serata e nomination per premiare chi di Webbeck si era distinto. Guardando i numeri dell'azienda in quel periodo ci si rendeva conto che il numero dei dipendenti stava calando drasticamente e quindi c'erano degli incentivi per uscire dall'azienda, venivano dati degli incentivi perché le persone uscissero, per cui tra di noi ci si chiedeva come mai da un lato l'azienda stessa continuasse a avere dei costi magari il torneo di calcio all'estero e quindi veniva pagato il volo ai calciatori, agli accompagnatori, oppure venivano organizzate delle cene di tipo hollywoodiano a fine anno, e dall'altra i dipendenti si chiedessero dei sacrifici magari sulle trasferte per cercare di allungarle, per ridurre i costi stessi, oppure per cercare di farsi pagare dai clienti delle tariffe alte che evidentemente dovevano controbilanciare i costi dell'azienda. Diciamo che questa contraddizione verso la fine aveva generato un grosso malcontento. Tutto mentre l'azienda ha un buco di bilancio di 15 milioni di euro. Beppe Grillo direbbe: ma con questi buchi di bilancio quale società privata ti riprende? Lui gestiva l'Olivetti, gestiva l'informatica di Telecom, 10.000 persone sotto, ma non è mica l'ultimo arrivato. In totale quanti eravate come dipendenti? Ma neanche un migliaio. Chiusa malamente l'esperienza di Webbeck, Casaleggio continua a portare le società nel web e diventa un personaggio pubblico nel 2005, quando fonda il blog di Beppe Grillo, pianifica i V-Day e organizza i meetup del movimento con la nuova società La Casaleggio Associati. Nel 2009 lancia la sua profezia stile Maya, con un video dal nome Gaia, prodotto ufficiale della società. Prevede nel 2020, fra 7 anni, la terza guerra mondiale, guerre batteriologiche e la riduzione della popolazione della Terra a 1 miliardo. E mentre Casaleggio aspetta la catastrofe mondiale, i suoi bilanci vanno nella stessa direzione. Oggi, dopo qualche anno felice, anche grazie alle ricche parcelle pagate dall'Italia dei Valori di Di Pietro per andare in rete, ha un passivo di circa 57.000 euro. Le aziende di Casaleggio hanno sempre gli stessi problemi, a differenza di aziende analoghe dello stesso settore, in attivo. Spese sproporzionate per il personale e le materie prime, in percentuale così alta da determinare un buco di bilancio. La comunicazione è potere e dà la possibilità di essere visibili, magari riciclando le strategie di Webbeck Telecom, come abbiamo visto. E per far questo, la società di comunicazione ha bisogno di notevoli risorse economiche. Ma sentiamo cosa dice Grillo. Lui è un manager, vorrebbe anche farlo fruttare dal suo punto di vista. Fino adesso ci abbiamo solo rimesso. Io credo che un giorno lui potrà avere dei clienti che gli dicono: cazzo, hai fatto un miracolo con la rete, magari gestisci un po' il nostro server, va bene? La rete è politica, dice Casaleggio, e dà la possibilità di cambiare gli equilibri. Quegli equilibri che possono darti potere e portarti anche in Parlamento. Ed è anche denaro. Quale? I 10 milioni l'anno destinati ai gruppi di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti, infatti, per candidarsi con Grillo, hanno dovuto sottoscrivere e accettare il suo regolamento. In sostanza sarà una società di comunicazione decisa da Grillo stesso a parlare per i deputati e i senatori del movimento.
gestirà circa 10 milioni di euro l'anno, 6,3 alla Camera, 3,7 al Senato, che diventano 50 milioni di euro per una legislatura completa, visti i circa 100 parlamentari attribuiti al movimento, oltre ai loro singoli stipendi. Sarà per questo che in Italia è sempre meglio fondare un partito che gestire un'azienda.